Chiesa di Sant'Eustachio a Belforte del Chienti gremita sabato scorso in occasione dell'evento dedicato alla donazione con tutte le associazioni sociali del territorio. Ha aperto la serata la corale Buona Giunta da San Ginesio, a seguire un grande concerto lirico con il soprano internazionale Daniela Di Pippo. Una serata particolare grazie al gran cuore di Daniela Di Pippo. Abbiamo raccolto tutte le associazioni che in qualche modo collaborano con l'ambito sociale e in particolar modo Avis, Admo e Aido, perché riteniamo che il territorio è coeso se pensa agli ultimi, ma non solo agli ultimi, perché la donazione può servire a tutti, quindi un'occasione per far vedere che le istituzioni possono crescere se c'è un cuore grande come quelli che ci hanno permesso di fare questa serata e se ogni tanto ci guardiamo negli occhi e diciamo tutti insieme ce la possiamo fare e possiamo aiutare tutti. Quindi un grazie sentito come Presidente dell'Unione Montana a nome di tutti e 15 i sindaci i cui rappresentanti sono qui questa sera, o sindaci o assessori ai servizi sociali, proprio per dimostrare che l'ambito sociale 16 di 15 comuni è una cosa sola, è un gruppo di persone coese che vogliono bene alla gente, ce la vogliono fare, vogliono mettersi alle spalle tanti problemi e tante cose che il sisma ci ha lasciato e raccogliere queste aperture che questi amici, questa sera è la volta di Daniela Di Pippo, della Corale di San Ginesio e tanti altri che ci stanno vicino. Io credo che ci sia bisogno di momenti come questi. Devo ringraziare il presidente della comunità montana Feliciotti perché ci ha dato l'opportunità di incontrarci e soprattutto di parlare delle nostre associazioni e in particolare per quel che mi riguarda dell'AIDO, ovviamente Associazione Italiana Donatori di Organi. Siamo in questa serata tutti insieme proprio per ricordare la solidarietà e soprattutto il dono. Un dono senza ricevere in cambio nulla se non la solidarietà appunto delle persone, ma soprattutto anche di salvare vite umane. Sono felice di essere qui a Belforte del Chienti per questa manifestazione perché credo che nella vita, quando si tratta di fare un evento per questo scopo e soprattutto per la donazione di midollo osseo, nessuno debba aver paura, perché credo che tutti possiamo donare il midollo osseo senza nessuna paura e non credo che sia una questione di bravura, ma credo che sia un dovere che tutti noi possiamo fare, quindi dobbiamo aderire in tanti, dobbiamo avere quell'amore, quella sensibilità per aiutare il prossimo che soffre. Al termine della serata è stato consegnato un attestato di benemerenza a tutte le associazioni di volontariato presenti.